Da lunedì si aggiorna la mappa dei comuni abruzzesi in zona rossa. In totale diventano 35 nelle 4 province, così come previsto dalla nuova ordinanza firmata ieri sera dal governatore Marco Marsiglio. Per i comuni già zona rossa sostanzialmente non cambierà nulla, mentre aumenteranno le restrizioni per altri 8 comuni: Sante Marie, Rivisondoli, Tortoreto, Colecorvino, Catignano, Rosciano, Moscufo e Cappelle sul Tavo. Invece tornano in arancione, aggregandosi al resto della regione non interessata dal provvedimento del presidente Marsiglio, 7 comuni: Roccaraso, Castiglione a Casauria, Torre dei Passeri, Turri Valignani, Scafa, Caramanico Terme e San Valentino in Abruzzo Citeriore. Qui valgono le regole previste a livello nazionale per le zone arancioni. Infine, l'ordinanza predispone una sorveglianza speciale della situazione epidemiologica in peggioramento a Penne, Prato Lapaligno, Barete, Campo di Giove, Prezza, Rocca di Mezzo, Scontrone, Pesco Costanzo, Castel di Sangro, Colonnella, Alba Adriatica, Castellalto, Mosciano Sant'Angelo, Notaresco, Paglieta, Mozzagrogna, Santa Maria in Baro, Frisa, Castelfrentano, Rocca Montepiano, Casalincontrada, Atessa, Guardia Grele, Altino, Torino di Sangro, Orsogna e Colle di Mezzo. Per quanto riguarda le regole da rispettare in zona rossa, sono confermate gran parte di quelle previste a livello nazionale. Divieto di spostamento se non per esigenza di lavoro, necessità o salute, visite a parenti ed amici consentite una sola volta al giorno, nello stesso comune tra le 5 e le 22, per un massimo di 2 persone più eventuali minori. Chiuse le attività commerciali, ad eccezione dei generi di prima necessità, di farmacie, tabacchi ed edicole, ma anche di parrucchieri ed estetisti, la cui apertura non è prevista a livello nazionale, ma solo dall'ordinanza regionale. Chiusi anche bar e ristoranti, ma c'è la possibilità di ordinare da asporto fino alle 18 per i bar e alle 22 per i ristoranti, enoteche comprese. C'è poi il capitolo scuola. La didattica a distanza, dalle elementari e fino alle superiori, per tutta la regione è estesa fino a dopo Pasqua, quando si spera che l'RT, ma soprattutto la pressione sugli ospedali, siano scese entro le soglie di guardia. Parallelamente, per metà aprile dovrebbe essere terminata la vaccinazione del personale della scuola. Altro comparto in sofferenza è quello dello sport. Il DPCM Draghi lo ferma con alcune eccezioni: le manifestazioni sportive di interesse nazionale, gli allenamenti dei professionisti, gli sport non da contatto che si tengono all'aperto e nel rispetto delle regole di distanziamento interpersonale, quelli che operano con protocolli validati. Si può anche fare attività fisica singolarmente, così come ormai siamo abituati a fare da oltre un anno. Infine, anche in Abruzzo si applicherà la zona rossa totale nelle giornate di festa, Pasqua compresa, perché il timore è che si ripeta il boom di contagi che è avvenuto a seguito delle festività natalizie. La scelta di continuare con queste misure nasce dal fatto che nell'ultima settimana abbiamo registrato una diminuzione sensibile di questa incidenza. Vuol dire che le misure, anche se lentamente, anche se non con la velocità che servirebbe, stanno funzionando. Il quadro è, diciamo, di generale miglioramento da questo punto di vista, e quindi noi speriamo che magari la prossima settimana, se l'incidenza continuerà a diminuire, potremmo non avere bisogno, tranne qualche magari caso particolarissimo, potremmo non avere bisogno di adottare maggiori restrizioni rispetto a uno scenario arancione.